edizione numero 107 della Fiera Cavalli, che anche quest'anno ha fatto registrare un crescente interesse, coi padiglioni letteralmente presi d'assalto nei 4 giorni della kermesse. Sul versante degli eventi agonistici ha tenuto banco l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di salto ostacoli, che abbiamo seguito in modo completo. Interessanti anche le prove di contorno, che hanno trovato spazio nel palinsesto di Rai Sport Satellite. Dalla programmazione era rimasta fuori una categoria divertente, quella a punti, a difficoltà progressive con il Joker, che vi riproponiamo oggi, quando gli organizzatori veronesi stanno già pensando all'edizione del 2006. In campo il primo binomio, l'olandese Albert Zoer monta Oki Doki, cavallo di origine olandese di 9 anni. Direttore di campo Giovanni Bussu ha previsto un percorso di 400 metri, la velocità è di 350 metri al minuto, il tempo accordato di 69 secondi, il tempo limite di 130. Il regolamento. Deve parlare di penalità, ma di punti positivi. Ciascun ostacolo superato porta dei punti del binomio in ordine progressivo. Per l'ostacolo numero 1 ci sarà un punto, per il 2 due punti, per il 3 tre punti e così via fino al numero 10. A questo punto i concorrenti hanno la possibilità di scegliere o un verticale più facile che porta 10 punti, oppure quello più alto, più difficile, più sensibile, che ha sbagliato in questo istante Albert Zoer e che porta 20 punti. C'è una particolarità: in caso di errore sul Joker vengono sottratti questi 20 punti. Dunque una specie di rischiatutto, con il bello che viene sul finire con l'ultimo ostacolo. Sarà interessante vedere i concorrenti indirizzati verso il Joker, verso l'ostacolo più impegnativo. Intanto sono 18 i punti ottenuti da Albert Zoer. In caso di parità di punti classificherà il tempo fatto registrare per coprire l'intero percorso. Ancora per l'Olanda, Wim Schroeder monta Eurocommerce Vancouver. Wim Schroeder, nato nel 1971, ci dà la possibilità di prendere confidenza con il tracciato. Si parte con un Oxer 1,40 a barriere pari, poi il verticale di barriere 1,45, numero 3, un altro largo 1,45 per 1,50, poi un verticale di 1,5 metri. Al numero 5 troviamo un passaggio di sentiero sul fosso 1,50 per 1,50, poi un verticale di 1,50 metri, quindi il ventaglio 1,45 per 1,60. Al numero 8 troviamo le tavole molto delicate 1,52 metri, a 9 un largo 1,47, 1,50 e poi l'ostacolo conclusivo. Vi ho detto che si tratta di un'opzione, l'ostacolo più facile è un verticale di 1,55 metri, il Joker misura 1,70 metri, è un verticale su fosso ed è stato superato da Wim Schroeder, che conclude con 58 punti nel tempo di 55,70 e si porta al comando della classifica. Per l'Italia toccherà ora ad Emanuele Fiorelli, che monta Western Union Jumping di Rosell. Nei compagni di viaggio, come di consueto, l'esterna 1 di Bologna, guidata dalla regista Anna Cristina Giustiniani, e il collega Lorenzo Roata, che a bordo campo carpirà le impressioni a caldo dei vari protagonisti. Emanuele Fiorelli, che in questa Coppa del Mondo di salto ostacoli ha cominciato con il piede giusto dopo le prove di Helsinki e Oslo, ha incamerato 7 punti. Cavaliere pesarese, nato nel 1966, per ora leader della graduatoria Wim Schroeder, Olanda con 58 punti. Per Albert Zoer, già arrivato a 12, superando l'ostacolo numero 5, ora affrontato il verticale di barriere bene anche qui,
se Fiorelli sarà il primo cavaliere a fare il pieno. Bene anche sulle tavole, con 33 punti Fiorelli si avvia verso la parte conclusiva del percorso. Siamo a 42, e ha superato il joker, dunque 62 il totale per Fiorelli nel tempo di 65 e 43, si porta al comando della classifica. Linea ruota. Intanto il nostro saluto da bordo campo in attesa del binomio azzurro che ha appena concluso, Emanuele Fiorelli su Jumping du Rosselle. Eccolo qua, conciliavo lo stretto col drum. Allora Fiorelli, bene anche oggi, buone sensazioni? Sì, ho montato io male il 3, lui è un 8 anni, non ha tanta esperienza, c'avevo la pianta davanti e ho dovuto rimettere un tempo. Prime impressioni a caldo allora da bordo campo, restituisco la linea ai card. In effetti mancano quei 3 punti per ottenere il pieno da parte di Emanuele Fiorelli, il massimo che si può conseguire è di 65 punti. Per la Svizzera, talento emergente, figlio d'arte, Steve Gerda monta Filippo, cavallo relativamente giovane, 8 anni, uno dei tanti grigi che abbiamo visto all'opera in questa kermesse veronese. Classe 1982 per Steve Gerda, che ha nel cassetto la medaglia d'argento a squadre conquistata al campionato europeo di San Patrick. Per ora buono il suo percorso, dire molto atteso anche per il proseguo della stagione. Squadra svizzera che si sta riprendendo piano piano dopo un periodo abbastanza buio. Ricorderete tutti le imprese di Willy Melliger e di Calvaro, della famiglia Fuchs. Ora Marcus Fuchs fa un po' da linea guida per i giovani che lo stanno seguendo con ottimi risultati. Ha la possibilità di fare il pieno Stigerda, ma va a fallire sul joker. Era 45 meno 20 per aver sbagliato l'ultimo verticale, e dunque 25 sono i punti per il cavaliere elvetico. Per l'Italia adesso Giuseppe Rolli, che monta Jericho de la Vie, un cavallo di origine francese, un Saint-Français di 8 anni. Rolli è giovane, è nato nel 78, è romano, ma ha alle sue spalle già una grande esperienza, comportato molto bene anche in Coppa del Mondo. Va detto che vanta una carriera giovanile davvero rimarchevole, con 3 titoli assoluti ottenuti nella categoria Young Riders, ma anche nella categoria Open si sta districando molto bene. Rolli gareggia per la sezione sportiva dei Carabinieri, vive da sempre a Parma, una lira molto serio. C'è già un errore per lui. Bene su questo verticale, parte intermedia del tracciato, dopo la battuta d'arresto ha ripreso la giusta rotta di crociera e va a superare in ottimo stile anche le tavole verde. Insomma, 42, abbiamo la possibilità di arrivare a 62, però invece si retrocede a 22 perché c'è l'errore sul joker. Aveva la possibilità Giuseppe Rolli di affiancare Emanuele Fiorelli, invece retrocesso per l'errore. D'altronde chi prende dei rischi poi può pagare caro.
linea ruota. Ecco che si spalanca la porta che dà accesso verso il campo prova, anche se per la verità Rolli indugia ancora, per cui non è al nostro microfono, questione credo di pochi secondi e saremo con l'altro binomio azzurro che ha concluso dopo che poco fa avevamo sentito Emanuele Fiorelli. Eccoci con Rolli, Galeotto il Joker giusto all'ultimo. Sì, peccato, il cavallo saltava bene, peccato, ho sbagliato io un po' tutte e due le volte. Ammissione di colpa in tutte e due le circostanze. In campo per la Norvegia Nina Braten Johnsen, classe 1969. Ha partecipato a 17 Coppe delle Nazioni con la sua squadra, due volte è riuscita a vincere, sta facendo esperienza in giro per il continente. Monta nella circostanza Blue Ockels, un stallone di 9 anni di origine olandese. Errore su questo Oxer. Cavallo non facile da montare questo Blue Ockels, caratteriale. Anche il passaggio di sentiero sul fosso. Verticale di barriera, bene anche qui. Siamo già a 18 punti conquistati e c'è il rifiuto. Vi avevo detto che non si tratta di un canarino semplice, è ancora una volta una difesa, una riottosità da parte di Blue Ockels che mette un po' in difficoltà Nina Johnsen. Deve fare mestiere, ha comunque dimostrato di possedere mezzi notevoli. Ancora un rifiuto, arriva l'eliminazione inevitabile per Nina Johnsen, che dovrà ancora lavorare per migliorare l'amalgama, l'affiatamento con un cavallo dotato di mezzi però dal carattere non semplice, non sempre disponibile. Blue Ockels, la regia propone puntualmente uno dei rifiuti che poi ha portato all'eliminazione del binomio. Per il Belgio Ludo Philip Paerts monta Up to Date Wiltow, un altro stallone di 8 anni, origine belga, guarda caso figlio di Darko, come tanti cavalli montati da Ludo Philip Paerts, che è un cavaliere di rodata esperienza, classe 63. Abbiamo visto recentemente agli europei di San Patrignano, ma ha partecipato anche a 4 edizioni delle Olimpiadi, Barcellona, Atlanta, Sydney, Atene. Ad Atene buon quarto posto con Parco a livello individuale. Abituato in altri climi agonistici Ludo Philip Paerts, molto disteso, e arriva in surplus quasi con 36 punti alla dirittura conclusiva, siamo a 45 punti, sì, riesce a superare il Joker, 65 punti, il massimo disponibile, anche il tempo è buono, 55 e 03. Dunque d'ora in avanti chi vorrà aggiudicarsi questa categoria difficoltà progressive con il Joker non dovrà commettere errori sugli ostacoli, dovrà superare il Joker e dovrà ottenere un tempo inferiore al 55 e 03, fatto siglare da Ludo Philip Paerts, che comunque pone una seria ipoteca sul successo finale, perché abbiamo visto che fin dai primi tempi di galoppo ha pigiato sull'acceleratore sempre sicuro Ludo Philip Paerts con Up to Date Miltu. Però attenzione, perché c'è immediatamente la minaccia portata dal fuoriclasse tedesco Ludger Beerbaum, che monta Champion d'Ulysse,
cavallo intero, Saint Francais, ma ha cominciato con il piede sbagliato, già con un errore, dunque sempre al comando Ludo Philippaerts, la leggerezza che può capitare anche a chi ha avuto al collo la medaglia d'oro individuale dei giochi olimpici di Barcellona. Ludger Beerbaum, unanimemente riconosciuto dagli addetti ai lavori, dai colleghi rivali, come grande maestro di questa disciplina, una mano che sa adattarsi a tipi diversi di saltatori, per lui una carriera infinita. Uno degli alfieri della squadra tedesca che è presente qui a Verona, in particolare la famiglia Beerbaum, scesa in blocco con Marcus, con Meredith. Dunque 35 punti fino a questo momento, 44, c'è l'errore sul joker, 24 i punti per Ludger Beerbaum, che saltando il joker in modo positivo si sarebbe installato in seconda posizione con 64 punti. Davvero un errore imprevedibile sul primo ostacolo e poi il bis in chiusura sul joker. L'applauso che ascoltate per Juan Carlos Garcia, che difende i colori azzurri, ha ottenuto la cittadinanza italiana poco prima dei giochi di Atene. In realtà questo cavaliere colombiano di Bogotà è proprio durante i giochi che si sono disputati in Grecia con Albin, ha fatto divertire e illudere, perché per diversi giorni di gara è stato addirittura in testa alla classifica. Questo errore è figlio dei rischi che ha preso Juan Carlos Garcia, autore di una girata davvero repentina per rosicare qualche decimo di secondo. Difficile ovviamente coniugare velocità e precisione sugli ostacoli, e ormai è un percorso da accantonare, quello di Juan Carlos Garcia e di Loro Piana Miranca, una femmina di origine olandese. Bene invece sulle tavole, sotto pressione Miranca ha mostrato di avere delle difficoltà, ora che sta andando a un ritmo più ridotto si è ben comportata, e vedete che non le mancano i mezzi, ha superato il joker e ha 57 punti, 57, che significa il quarto posto alle spalle di Ludo Philippaerts, Emanuele Fiorelli e Wim Schröder. Sarà difficile battere Ludo Philippaerts e up to date Miltu. Intanto vediamo visualizzata anche la classifica provvisoria. Dopo Juan Carlos Garcia tocca a una amazzone tedesca, Pia Luisa Aufret, che monta Hogfoot Liederbach Chanel, una femmina di 8 anni, di origine tedesca, uno Steiner. Pia Luisa Aufret, classe 1977. Per lei alcuni risultati recentemente ottimi, in passato nel 99 vinto una Coppa delle Nazioni a Poznan, però è difficile ovviamente trovare spazio nella squadra tedesca. In Germania si può allestire tranquillamente poker in formazioni competitive. Siamo già a quota 10, possono diventare 15 dopo il superamento del passaggio di sentiero sul fosso. Ora si va a caccia dei 21 punti, però c'è l'errore sul verticale di barriere,
non c'è una detrazione di punti in caso di errore, questa avviene soltanto sul tentativo finale in caso ci si indirizzi sul joker, che ricordo è un verticale di 1,70 m. Siamo a 30 punti, 39, possibilità di arrivare a 59, ma opta per l'ostacolo più semplice, dunque si ferma a 49. Evidentemente Pia Louise Aufret non ha voluto affrontare l'ostacolo più impegnativo, visto che non c'era la possibilità di issarsi al vertice della classifica. È comunque quinta. Adesso per l'Italia un altro protagonista dell'Olimpiade ateniese, Bruno Chimiri, monta Olano. In Grecia aveva montato il fido Lanknet. Olano è un cavallo di 9 anni di origine olandese. Inquadratura per il cavaliere calabrese. Bruno Chimiri su Olano. Monta uno dei tanti grigi, come già sottolineato, presenti qui a Verona. Chimiri, nato a Catanzaro nel 1971, che gli gareggia per la sezione sportiva dei Carabinieri. Azzarda la girata stretta sul numero 3, 6 punti fino a questo momento dall'ostacolo numero 4. Intanto darei la linea a Lorenzo Roata, perché ha un ospite che può commentare in modo partecipe questo percorso. Sì, Claudio, siamo con Juan Carlos Garcia. Avevamo mancato il collegamento con lui appena conclusa la prova, lui ha rischiato ma non gli è andata bene. Adesso guardiamo Bruno, che cosa puoi dire di questo percorso nelle difficoltà, nel racconto tecnico? Diciamo che la difficoltà è il salto numero 3, come possiamo vedere, perché è un largo profondo, e il joy che è un verticale con il fosso al contrario. Si considerava con te, hai rischiato appunto ma non è andata bene. Sì, ho rischiato, che adesso sono quarto in classifica, però ok. Non era il mio obiettivo, sicuramente era da vincere. Grazie, intanto ancora Claudio Icardi. Sbaglia sul joker, o il jolly come lo ha chiamato Juan Carlos Garcia, Bruno Chimiri, che ha tentato il massimo. Il pubblico apprezza il tentativo, però rimangono 25 i punti del cavaliere calabrese, che in caso di superamento dell'ostacolo sarebbe portato a 65. Il tempo era anche molto buono. Linea Roata. Eccoci con Bruno Chimiri, anche per te sfortuna al momento del joker, non solo lì ma quello soprattutto. Ma è la difficoltà del percorso, è una scommessa, bisogna provarci. Scommessa persa per intanto per Bruno Chimiri, nuovamente i carri. Per ora l'ha vinta soltanto Ludo Filippa Herz, che guida la graduatoria con 65 punti nel tempo di 55 e 03. Ricordo ancora che non si parla di penalità ma di punti positivi che si acquisiscono superando ostacolo per ostacolo, secondo il regolamento di questa categoria di difficoltà progressive. Ora dovrebbe toccare all'olandese Leopold Van Asten, dico dovrebbe perché mi è stato segnalato il ritiro di Richard Davenport su Joliscaux-Louvière. Dunque Leopold Van Asten, sì, è lui, monta Group Escape, una femmina di 11 anni di origine belga. Van Asten ha ormai accumulato una discreta esperienza, ha partecipato ai giochi olimpici di Atene con Flash Rouge, quarto con la sua squadra. C'è l'errore, rimane a 3, e come sottolineato da Juan Carlos Garcia, le maggiori difficoltà proposte da questo percorso ideato da Giovanni Bussu sono il largo numero 3 e ovviamente in caso di opzione il verticale denominato joker, che porta però 20 punti, in caso di errore li fa perdere. Siamo a 33 quando bisogna superare ancora due ostacoli. Arriviamo quota 42, la possibilità di arrivare a 62, sì, c'è l'arrotondamento, 62 nel tempo di 57 e 05, e dunque è secondo, riesce a superare in modo anche notevole in base al tempo
il 65-43 di Emanuele Fiorelli, che aveva ottenuto anche gli 62 punti. E Galeotto, quell'ostacolo numero 3, mancano sempre i 3 punti per fare il pieno. Ludo Filippo Aerz è stato invece molto attento, molto concentrato, non si è lasciato irretire da quel Oxer e neppure dal joker conclusivo. Per la Svizzera, Marcus Fuchs monta la Toia, una femmina di 10 anni di origine belga, cavaliere elvetico già vincitore di una finale di Coppa del Mondo di salto ostacoli, si trova a montare la Toia, che è una cavalla non sempre disponibile, lunatica, un po' giornaliera, dotata di mezzi, che per esempio nella giornata inaugurale gli ha dato diversi problemi, è stata assolutamente irriconoscibile. Vediamo se sarà un po' più calma, ha bisogno di un rituale un po' particolare, metodico. Per il momento sembra andare tutto bene, ha già raccolto 10 punti, che diventano 15 dopo il superamento del passaggio di sentiero su fosso, ora il verticale di barriere. Marcus Fuchs evidentemente pensa di avere la cavalla in momento sì e dunque rischia anche qualcosa, abbiamo visto la girata precedente, ora le tavole, bene anche qua, siamo a 36. Andremo a 45 con il prossimo ostacolo e poi ovviamente Marcus Fuchs punterà sul joker. Così è infatti, 65 punti nel tempo di 60 e 83. Però non basta, non basta, perché molto più veloce è stato Ludo Filippo Aerz, 55-03. Vale comunque il secondo posto per Marcus Fuchs e su la Toia, che nella giornata di oggi ha messo la testa a posto e ha dimostrato che dispone di mezzi non comuni. Avevo sottolineato in precedenza, e confermo quell'impressione, il tempo siglato da Ludo Filippo Aerz è difficilmente battibile, 55-03 in linea roata. È già sfilato via, la speranza era quella di sentire la disdetta solo per questione di tempo, ma ormai è là. Piuttosto ti passo una Ionella Di Gresti molto concentrata, molto convinta, che sta chiedendo proprio al suo istruttore le ultime delucidazioni a proposito delle difficoltà, nel segno soprattutto dell'ostacolo numero 3, che nasconde proprio il percorso disegnato da Giovanni Russo, e fra un attimo sarà proprio il tempo di Ionella Di Gresti, mentre in campo è un altro binomio. Sì, quello formato dall'inglese Robert Smith con Jerry Maguire, cavallo di 11 anni. Robert Smith ha vinto qui a Verona proprio la prima categoria internazionale il primo giorno, battendo proprio in volata Roberto Arioldi. Ha già comunque commesso un errore all'ostacolo numero 4, supera il verticale di barriere, si avvicina alla parte conclusiva del percorso, che non riserva, direi, insidie particolari, anche se le tavole che stanno per essere affrontate meritano comunque rispetto, la colorazione è ben visibile. Comunque Robert Smith si avvia ad affrontare l'ultima dirittura, punta direttamente sul joker, lo supera, 61 nel tempo di 72 e 32, anzi 60 punti per Robert Smith al quinto posto. Aggiorniamo dunque la graduatoria, al comando Ludo Filippo Aerz, davanti a Marcus Fuchs, poi Leopold Van Asten, Emanuele Fiorelli e, come detto, Robert Smith al quinto posto, a precedere Wim Schroeder, Juan Carlos Garcia. Come anticipato da Lorenzo Roata, in campo Ionella Di Gresti. Evidentemente non abbiamo in regia ricevuto
in tempo i ritiri dell'ultimo momento. La scaletta prevedeva l'ingresso di Mark van Dijk, invece tocca a Ionella Ligresti con Imperium, una femmina di 11 anni di origine tedesca, uno Steiner. A beneficio di chi si occupa della grafica, vorrei ricordare che anche il numero 20 Michael Forsten per la Finlandia non sarà in campo. Dunque abbiamo un totale di 17 binomi. Categoria che si avvia al termine. Ora Ionella Ligresti, poi vedremo Natale Chiaudani e in chiusura la greca Danae Zazu. Anche Imperium potrebbe comportarsi molto bene, fra l'altro abbiamo portato anche bene al binomio azzurro carezze per Imperium. Dicevo, fra l'altro Ionella sta montando egregiamente in questo periodo, un rifiuto comunque ci sta. Un rifiuto che non le consentirà di arrivare nelle primissime posizioni della classifica, una macchia su un percorso che fino a quel momento era preciso. Le tavole, bene anche qua, 32 punti, c'è la possibilità di arrivare a 41 con questo salto. Si torna a 21 dopo l'errore all'ostacolo conclusivo, il fatidico Joker. Dunque 21 i punti ottenuti da Ionella Ligresti e da Imperium. Adesso entra in campo ancora per l'Italia Natale Chiaudani con Newport Clover, un cavallo di 14 anni. Linea ruota. Sì, Ionella, il rifiuto che non ci voleva, poi tutto il resto. Sicuramente quando si interrompe una competizione, poi un percorso è un po' difficile ricominciare bene. Quello che ha urlato sono contenta lo stesso, ormai era senza microfono. E chi non è troppo contento è invece Natale Chiaudani, che tanto abbiamo rivisto il rifiuto di Imperium, che non ha ottenuto la qualificazione per il Gran Premio di Coppa del Mondo. Il cavaliere tortonese sta comunque attraversando un buon momento con i suoi cavalli, nella circostanza monta Newport Clover. Cavallo di bel modello morfologico questo Newport Clover, che ha 14 anni. 3 punti già in carniere. Superato l'ostacolo numero 3 che aveva creato problemi ad altri concorrenti, tra questi Juan Carlos Garcia. Siamo a 10, ora a 15, superato anche il passaggio in sentiero sul fosso, ed è anche brillante l'andatura imposta da Natale Chiaudani, che è già a 21. 28 dopo il superamento dell'ostacolo numero 7, la possibilità di arrivare a 36 con le tavole, così è infatti. Il prossimo ostacolo può portare a 45. Ora dritti sul Joker, 65, e il tempo è di 55 secondi per 3 centesimi di secondo, incredibile davvero. Per 3 centesimi di secondo si porta al comando della classifica e riesce a scavalcare Ludo Philipp Paerts. 65 punti nel tempo di 55 secondi netti. È davvero difficile da credere. Vedete che Natale Chiaudani si volta per guardare il tabellone luminoso, per controllare il tempo. Per soli 3 centesimi riesce a andare in testa. Vai Lorenzo. Chiaudani, il sorriso è largo, ma che peccato. Pronto? Dimmi. Racconta un po' tutta la tua prova. Bah, trovo che
trovo che il cavallo ha fatto veramente una cosa più di quella che mi aspettavo e quindi sono contento. Parziale consolazione rispetto alla giornata di ieri che non è andata per il verso giusto. Certo. Un lapidario certo. E ricordiamo che sono 3 centesimi a vantaggio di Natale Chiaudani, che è stato più veloce rispetto a Ludo Filippars. Ora l'unica che può togliere la vittoria al cavaliere azzurro è Danai Tsatsu per la Grecia, che però ha già commesso un errore. Dunque la vittoria per Natale Chiaudani e per Newport Trover. Altro errore, siamo a 13, scivola nelle posizioni di rincalzo Danae Tsatsu. Amazzone greca che proprio in vista delle Olimpiadi nel suo paese aveva cominciato anzitempo. A viaggiare per aumentare il suo bagaglio di esperienza, arriva ancora un errore, 17 punti totalizzati complessivamente dall'Amazzone greca e dunque siamo giunti al termine di questa categoria vinta da Natale Chiaudani, Newport Clover, 65 punti nel tempo di 55 secondi. Lì, veramente a un battito di ciglia, al secondo posto il belga Ludo Filippars su Up to Date 1002, 65 punti, 55-03. In terza posizione per la Svizzera Marcus Fuchs con la Toya, 65 punti, il tempo di 60-83. Soltanto questi tre binomi sono riusciti a superare tutti gli ostacoli e fra questi anche il Joker, l'ostacolo numero 10, l'opzione più impegnativa. Per gli altri, quarto posto di Leopold Van Asten, Olanda, con Group Escape, 62 punti in 57-05, ma da notare anche la buona prestazione di un sempre positivo Emanuele Fiorelli con Jumping du Rosel, 62 punti in 65-43. Poi troviamo Robert Smith, Wim Schroeder e l'altro azzurro Juan Carlos Garcia con l'Europeana Niranka, 57 punti nel tempo di 60-39. Ringrazio come di consueto l'esterna 1 di Bologna, la regista Anna Cristina Giustiniani, il collega Lorenzo Roata, e vi mando un saluto cordiale dalla Fiera Cavalli di Verona.